spiralgalaxy.org website. Quindi praticamente questa è un'altra registrazione audio che potete trovare sul mio sito web. Spiralgalaxy.org. Il sito di Robert si chiama spiralgalaxy.org e potete trovare anche questa registrazione qui. Dr. Craig confronted Lewis Chase, the base UFO officer, about the Echo and Oscar flight shutdowns. He had a lot of information that was relayed to him by Ray McDowell. E quindi praticamente nel corso di questa conversazione, colonnello Chase praticamente riferì appunto al dottor Craig, questo qua, tutti i dettagli di quello che era successo quando era apparso l'UFO. When he spoke to him, and it's on the tape. Quando appunto nel corso della registrazione si può sentire che Colonel Chase said, I can't talk about it. Il colonnello Chase disse, non posso parlare a proposito su questo qui, su questo fatto. He claimed he didn't know anything about UFO shutting down missiles. Disse che non sapeva nulla di questa faccenda dell'UFO che aveva disattivato i missili. But that was a lie. Ma no, in realtà questa era una bugia. I accuse the Air Force of lying. E io personalmente accuso l'aeronautica degli Stati Uniti di avere mentito. Because I have proof. Perché io ho le prove that he spoke to che parlò al capo command post, the same people we spoke to report our incident. Perché io ho le prove che lui praticamente, il colonnello Chase, parlò alle stesse persone alle quali io avevo riferito l'incidente. I'm going to go through these quickly because I don't have adesso andiamo time. Andiamo un po' veloci perché il tempo non è mai abbastanza. I hope they will give you, the audience, a chance to ask questions after I'm finished. Spero che avrò la possibilità di rispondere a qualche domanda del pubblico una volta finito. We also wrote to the Boeing investigator, head of the investigation team. Ho scritto anche al capo del team di indagini della Boeing sul caso del flight. He confirmed these were UFO incidents. E conferma anche lui che c'è stato la presenza di UFO. And they discovered nothing in their investigation that would explain what happened. E non hanno trovato nel corso delle loro indagini, non hanno trovato nulla. Nessuna causa che possa spiegare quello che è successo. Here I have written correspondence between the Foreign Technology Division, which is the home of Project Blue Book, and Colonel Chase, asking him about the missile shutdowns, and he denies it again in writing. Quindi qui praticamente abbiamo, questa è la lettera da parte della tecnologia di dalla divisione per le tecnologie straniere, questa qui è la lettera in cui viene richiesta informazioni su quello che è successo, su la disattivazione degli apparati durante l'attività UFO del 24 marzo 67. Questa è la divisione di tecnologia straniera della famosa Wright-Patterson, base Wright-Patterson dell'aeronautica, e questa è la risposta del colonnello Chase, che dove dice che non ha nessuna conoscenza, non è a conoscenza di mancato funzionamento degli apparati durante l'attività, durante l'avvistamento degli UFO. So after receiving that lie from Colonel Chase, Dr. Craig writes to Robert Lowe, the deputy of the Condon investigation. Quindi dopo aver ricevuto questa lettera in cui il colonnello Chase mentiva dicendo che non aveva nessuna conoscenza del fatto, Craig praticamente scrive a Robert Lowe, il capo investigatore, su questo fatto. Robert Lowe is the only one on the Condon investigation that can review classified documents.
Ora, Robert Law era l'unico del gruppo di investigazione dell'università che poteva avere accesso a materiale classificato. So he asked Law to ask the Air Force to review the Air Force investigation details. E praticamente lui aveva richiesto all'aeronautica di fare un'ulteriore attività di revisione per quanto riguarda il rapporto investigativo. But Law says he asked the liaison officer in Washington, D.C., and they told him that it would be too highly classified for them to see the report. Ora, la risposta che è questa qui a quanto aveva richiesto Craig, praticamente, dice che l'aeronautica ritiene che un rapporto, fornire dati del rapporto di indagine, avrebbe una classifica troppo elevata che avrebbe impedito l'accesso a questi dati da parte del team di Condon. So Dr. Craig and Robert Law decide to drop the whole thing. Quindi Law e Craig alla fine decidono di mollare tutta la faccenda. About the missile shutdown, both Echo and Oscar flight shutdowns. Tutta la faccenda relativa appunto al malfunzionamento che si è verificato a causa degli UFO di Echo e Oscar flight. Were never fully investigated. Those incidents were never fully investigated by the Condon investigation. Quindi il fatto è alla fine che questi incidenti non furono mai propriamente indagati da parte del gruppo della Università del Colorado guidato da Condon, or included in the report, o mai inclusi in alcun rapporto. As a result, quindi, in January 1969, alla fine gennaio del 69, after the Condon report was issued, una volta pubblicato il rapporto il cosiddetto rapporto Condon dell'Università del Colorado, the United States Air Force decides to discontinue UFO investigations. Quindi, a seguito di questo rapporto, l'aeronautica degli Stati Uniti decide di terminare le indagini su UFO, cioè sostanzialmente il progetto Blue Book. And part of their reasoning was the Condon investigation. E parte di questo è stato dovuto al risultato dell'indagine del gruppo di Condon. Discovered nothing significant for the Air Force to continue their investigation. Che diceva che le cui conclusioni dicevano che non c'era praticamente nulla di utile che si poteva derivare dal costruire degli UFO. E appunto concluse che nessun UFO, nessuna attività UFO che sia stata riferita, investigata, valutata praticamente da parte dell'Air Force, ha mai mostrato una indicazione, nessun segno di minaccia per la sicurezza nazionale. Okay, I have two more minutes. I'm going to jump ahead. Quindi se ho un paio di minuti voglio rapidamente andare avanti velocemente. I have many other stories to talk about. Actually, let me play this one. No, avrei molte storie da raccontarvi, però adesso non posso, ma vediamo un video che potrebbe essere interessante. This is an animation è un'animazione. Quindi questo praticamente è l'animazione che è stata fatta, creata praticamente sulla base di un vero... shot another beam of light at it.
When thou shalt beam of light and flew out, the same way to come in. At which time the dummy wore it and fell out of the frame. Quindi questo che vedete è praticamente la riproduzione, però è basata su un filmato reale, dove si vede appunto il lancio di quella che sembra essere una testata, probabilmente questo è un test, di questo lancio e di questo appunto il funzionamento di questa testata in volo, dove questa testata viene avvicinata da questo oggetto che prima gli spara una sorta di raggio, qualcosa del genere, tipo laser, poi gli gira intorno e gliene spara diversi altri. Yes, but this was not a real warhead. It was a dummy warhead. Sì, questa naturalmente non era una vera testata nucleare. Era una cosa di testa. But it showed, it demonstrated clearly what a UFO could do. Ma questo mostra chiaramente quello che gli UFO possono fare. The warhead was traveling at 6,000 miles per hour. Appunto stava questa testata che vedete stava si was falling down, was in the re-entry phase. Quindi quando è successo questa cosa, quando è successo questo episodio che è arrivato l'UFO, la testata stava viaggiando a 6.000 miglia all'ora, quindi sono quasi 10.000 chilometri all'ora, Mach 10 quasi. Dopodiché, dopo che l'UFO si è avvicinato e gli ha sparato questi raggi, questa è caduta giù. So it did not go to its intended target. Quindi non ha mai ricevuto il suo bersaglio. Again, a demonstration that they are capable of shooting down our warheads. Quindi di nuovo, in flight. Di nuovo, ci tengo a sottolineare, questa è appunto la dimostrazione che sono in grado di disattivare le nostre testate nucleari in volo.